Baldo, innanzitutto una piccola premessa. Tu hai interpretato qualche film degli anni 50, in particolare di Carlo Lizzani, i primi tre se non sbaglio. Poi Soprattutto hai fatto quest'ultimo Tutto quello che vuoi con Francesco Bruni, noto giovanile regista romano. Che cosa ci puoi raccontare di questo film? di questo ultimo film, beh, che mi ha molto, lui è venuto da me, proprio seduto da lei in questo momento, per raccontarmi il film. E via via che Bruni, mio amico, mi raccontava la storia. L'ho visto commuoversi, sempre di più. Ma la storia l'aveva scritta lui, credo. Era la storia di suo papà. Lui mi stava raccontando che suo papà aveva questo brutto male. E quindi era possibilità anche di andarsene, e se l'avevo fatto. E quindi poi quando ha finito mi ha detto, anch'io ero rimasto molto colpito perché, e quando finite dice, io voglio che lo fai tu questo ruolo, se non fai tu questo ruolo io non faccio il film, Ho mi sono capito. sentito Quindi proprio questa, diciamo, sia stata una premessa a effetto che ti ha convinto a veramente, accettare il mi ha ruolo. convinto a recitare il ruolo, anche se io ritornavo, ho fatto tante volte le piccole partecipazioni con degli amici, con dei registi miei amici, da Moretti ad altri, e come piccoli ruoli, così come partecipazione amichevole, ma un ruolo da coprotagonista come questo, insomma è un po' pesante, un po'. Comunque l'ho fatto. Senti, Mondaldo, vogliamo parlare un pochino dei tuoi inizi, dei tuoi inizi da regista? Da regista o da attore? Regista. Preferisci regista? Regista. Beh, allora, guarda, dopo aver avuto la fortuna di fare aiuto a Pontecorvo, a Petri, e aver avuto quindi questa opportunità di stare vicino a delle persone straordinarie, Lizzani naturalmente, io ero sempre più attratto, anche quando facevo prima l'attore, ero sempre più attratto perché cosa c'era in mente a quel signore. Che mentre nella sceneggiatura c'era solo l'ambiente e il dialogo, probabilmente diceva macchina qua, su, dettagli, ma come lo vede? Cioè, ho capito che il film lui l'aveva già visto, l'aveva già montato, l'aveva già creato nella sua testa. Mi aveva molto affascinato questo. Allora ho fatto l'aiuto a loro, sono stato molto attento al loro talento e poi ho esordito con il mio primo film in Tira al Piccione. Che era ispirato a Lizzani a livello No, no, stilistico. era no, no, ispirato da un produttore, mi ha fatto leggere un libro, un Tiro Piccione di Rimanelli, che era la storia di un ragazzo che nel 1943 sbagliò strada, si aderì al partito fascista, cioè aderì alla Repubblica Sociale, e durante questo itinerario drammatico scopriva che la patria era dall'altra parte, non dove era andato lui. Questo è stato il mio primo film che uscì al Festival di Venezia Nel con la critica, 1961. sì, con la critica un Divisa. po' dubbia, perché insomma avevo usato troppo insomma, per l'epoca di parlare di uno che era dall'altra parte ma che poi si convinceva del suo Io errore. lo reputo un film di guerra anomalo, ma davvero singolare per il panorama del cinema italiano Ma dell'epoca. guardi, è stato ampiamente riabilitato il film, ma all'inizio ci fu un po' di scetticismo, mentre invece secondo me, che avevo fatto appunto il partigiano e Altomanditi in altri film, sempre di ruoli, eccetera, pensavo fosse opportuno parlare anche di quelli che avevano sbagliato strada, che non è che si erano sporcati le mani di sangue e di crimini, ma che avevano soltanto sbagliato ruolo. Poi c'è Extraconiugale, un episodio del Sì, l'episodio, sì, 1964, l'episodio, ma sì. quello perché era magari un film collettivo Sì, tra amici. eravamo in altri due, sì, c'erano anche altri due registi, e poi io ho raccontato la storia della moglie svedese La moglie di svedese. un siciliano che si era portato a Roma poi la moglie svedese e la famiglia di fronte a quella strana tipa era sconvolta.
Una bella grinta invece del 1965. Come si evolve, insomma, la tua cinematografia nella seconda metà degli anni 60? No, io dopo la crisi che ho avuto appunto con Piero Piccione, che andò con la critica così un po' cattiva, il pubblico bene, ho avuto un po' di proprio, proprio una mia crisi personale, ma allora non riesco a farmi capire, non riesco. Non riesco a fare il regista, insomma. Eh? Questo, insomma. Non riesco a fare il regista, forse. Questa era la dubbio. Sì, appunto. Allora mi hanno offerto una bella grinta, che era un film con pochissimi soldi. Infatti l'ho girato a Bologna con Renato Salvatori come protagonista, e Norma Mengel era una argentina. Renato Salvatori ancora valeva di divo del cinema italiano. Abbastanza, sì, per fortuna, ma era l'unica attrazione, era l'unico nome che c'erano nel film, il resto erano degli amici che ci hanno dato la mano, e soprattutto molto carini sono state la gente di Bologna, Agostini, che è un distributore molto bravo, e ci ha dato la mano in tutti i sensi, anche trovare location, eccetera. E poi andò a Berlino e vinse anche un premio, e quindi. E poi nel 1967, Ad ogni costo, il primo film con attori americani, e quello è con il Robinson, il piccolo Cesare di Mervyn Roy. Beh, c'era anche un bel cast. Forse sei stato un vero recuperatore del cinema americano degli anni 30, allo stile di Godard e di altri. Ma quella è stata un'esperienza molto... c'era il Gavidone, non già nel lì, quella di Psycho. C'era Klaus Kinski, terribile, poi c'era, terribile perché era un personaggio un po' difficile da gestire, poi c'erano tanti anche amici, insomma è stata un'esperienza bella, devo dire la verità, e per me è abbastanza inedita, avevo bisogno di fare un film più dedicato allo spettacolo che, diciamo, tra virgolette, al mondo politico. E per il successivo film, Gli Intoccabili, con Cassavetes, hai avuto particolari influenze? O è un film che è stato girato, perché è un film sublime, è stato girato tutto quanto in via spontanea, naturale? Guarda, ci sono state delle... anche lì c'è un cast meraviglioso, perché c'è Cassavetes, Peter Falk, Roland, c'è Fezzetti, c'è tanti attori. In realtà era successo che dopo il buon successo anche in America del primo film, Gli Adoni Costo, mi abbiano detto facciamo un secondo film insieme. Anzi, poi ti dico la verità, quando è finito il film l'avevo visto, volevo che rimanessi in America, però non me la sono sentita, dico la verità. E magari poi è successo, ho avuto il film e sono... Allora, poi dopo Ad ogni costo c'è stato Gli Intoccabili, un bellissimo film con John Cassavetes. Lì ci sono state delle particolari influenze da parte tua, perché è un film sublime. Guarda, dopo l'esperienza fatta con Ad ogni costo, c'è un film con gli americani, con la Paramount, insomma, voglio dire, uscivo un po' dal terreno, dall'orticello nostro per andare nel grande cantiere hollywoodiano. Il buon successo mi ha proiettato verso questa avventura nuova, che appunto Gli Intoccabili, il primo Intoccabile. In verità è talmente buffa la cosa che quando è uscito il film ha avuto un'ottima accoglienza. È andato anche a Festival di Cannes, il film che sta presentando. Rappresentava l'Italia forse. Sì, sì. E devo dire che addirittura ho scoperto che Tarantino ha comprato il film per gli Stati Uniti d'America perché questo è il primo film americano, tra virgolette, con la mafia e smoking, prima ancora del Padrino. Quindi era una cosa che era sempre vista così, eleganti, padroni di casino, gente. Certo, poi aggiungerei anche che contemporaneamente usciva con la rivoluzione della Hollywood, dell'industria statunitense. Certo. Quindi mi offrirono di rimanere lì a girare, dico la verità, non me la sono sentita, ho voluto tornare a casa per fare così un po' più forte dal punto di vista, diciamo così, professionale, e con questi due ottimi risultati. Soprattutto di Botteghino,
ho voluto rifare, andare alla mia avventura, cioè fare i film, quelli che desideravo fare, che raccontassero la mia sofferenza per l'intolleranza. E infatti sono l'elenco dei film che vengono poi dopo, immediatamente, che sono appunto Sacco Vanzetti, Godfrey Tons. Ecco, e adesso si crea uno spartiacque. Ecco, la prima fase della tua carriera è la seconda. Quindi due parole su Godfrey Tons, penso sia giusto spenderle. Perché segna proprio la divisione. La divisione, appunto, l'intolleranza. Il problema di quel film che mi ha raccontato Andrea Barbato è una storia vera. Cioè, due ragazzi vengono fucilati dai tedeschi, prigionieri dei canadesi, per far fucilare due ragazzi che avevano disertato, che il giorno alla fine della guerra avevano buttato la divisa, e poi si erano rifugiati nel campo dei canadesi, dalla parte dei canadesi. Quando hanno saputo di questa storia, loro hanno voluto le armi per, dopo una trattativa e dopo una grande polemica, ma una grande sconfitta della giustizia, i canadesi hanno dato le armi ai tedeschi per fucilare quei due ragazzi. Arriviamo... è una cosa terribile. Ok. E arriviamo al tuo film più importante e più riuscito, Sacco e Vanzetti. Cominciamo in maniera un po' più approfondita a raccontarne la genesi, le fasi della scrittura, le riprese, la scelta degli attori, Volonté. Quello Volonté lo conoscevo già bene, poi conoscevo molto bene anche Cucciolla, avevo già fatto una doppia di Costa, ma avevo fatto una parte molto bella, l'avevo conosciuto come direttore di doppiaggio, un caro amico, e Gian Maria, vabbè, lo conoscevo per le sue militanze, anche il suo impegno politico. E devo dire la verità che io non sapevo niente di quei due italiani, cioè due nomi, ma non di più. E mi trovavo a Genova, da trovare mia madre a Genova, la mia città, e ho scoperto che un teatro in periferia stavano facendo una pièce, quei due, su Sacco e Vanzetti. Sono andato a vederla e sono rimasto sconvolto della mia ignoranza. Non era colpa mia, perché di quei due non ha parlato nessuno, per quasi mai, forse i comitati di difesa, ma insomma erano ristretti. Poi quegli anni c'era il fascismo, non si poteva parlare del dramma di quei due anarchici. E allora ho cominciato a voler voglia di saperne di più, e ho trovato un mio amico, un fantastico personaggio, che insomma mi ha dato la mano, aveva dei libri, aveva delle cose da farmi vedere. Allora sono partito insieme a lui, incominciare un po' a studiare questa storia. Però il problema è trovare un produttore, perché avevano pure ragione nel dirmi un film ambientato in America nel 1920-27, ma non c'è neanche più un mattone di quell'epoca in America, ma dove andiamo a girarlo? Ma sei pazzo? E infatti ci ho messo quasi 3 anni a trovare uno che mi dicesse di sì. Col cappello in mano. Perché, scusa, il film in realtà doveva essere girato prima di Godfrey Tons, quindi attorno al 69? Certo. Ma però ho dovuto faticare parecchio, non trovavo nessuno disponibile a rischiare così. E anche il tema, per fortuna, parlando con un produttore, Arrigo Colombo e Giorgio Papi, parlando con loro vedo, quando parlo di Vanzetti, vedo Colombo rigidissimo e poi molto attento. Ho scoperto che quando lui, ebreo, è scappato dall'Italia nel 1938, in America è andato, ha imparato la lingua americana leggendo le lettere che Vanzetti mandava al Comitato di Difesa, perché erano un po' più semplici come linguaggio. E quindi si è emozionato molto e ha cominciato a dire proviamoci, proviamoci.
con una serie di invenzioni e di, ecco, di colpi di fortuna che è riuscito a realizzarlo. Ecco, infatti, di Sacco e Vanzetti l'elemento che mi ha sempre colpito di più è stata la disperazione di Sacco e la tranquillità di Vanzetti, nelle loro vicissitudini, quella come scelta, da cosa dipendeva. Da loro due, se erano così nel senso era, era proprio la disperazione di Sacco e la maggiore tranquillità di Vanzetti era quindi reale e non esigenza di romanzo. Era reale ed è stato anche così dalle testimonianze di chi era ancora vivi all'epoca, hanno visto il film, alcuni dei comitati. E devo dire che, insomma, Sacco è un uomo del sud, ha la famiglia, ha moglie e figli in America, con lui. Vanzetti è libero, un uomo libero, politicamente molto impegnato, quasi eroico nel sentirsi così in primo piano. E quindi era diverso. Però aveva un atteggiamento bellissimo nei confronti di Sacco, perché hai freddo, hai fame, hai bisogno, ti porto un caffè, ti porto tutto durante tutto il processo della loro esistenza, perché era affettuosissimo, però erano molto diversi. D'altra parte, un uomo del nord senza famiglia in America, libero, a differenza di un uomo, diciamo, figlio piccolino e una moglie, che cosa succederà di loro? Lui vuole tornare in Italia, aveva già andato al consolato perché il ritorno, perché non andavano bene le cose. E quindi è stato un vero dramma. Anche la colonna sonora di Ennio Morricone ci mette il suo, il tema Speranza e Libertà, composto appositamente per tale film, penso sia tra i 10 migliori temi composti da Morricone. Morricone comunque ha composto colonne sonore per gli altri due film. Ma sono 16 colonne fatte insieme, credo che sia attualmente ancora un record, certamente non vi scavalcheranno, soprattutto credo che qualcuno mi scavalcherà. Su Giordano Bruno invece, Il ritorno di Volonté è un altro tema dove la storia è assorta forse a metafora del presente. Ma devo dire che se sapesse come nasce anche questo personaggio, io certo che sapevo chi era, ma non avendo fatto studi di filosofia ne sapevo meno di quello che avrei dovuto. Ma una sera ero con la mia compagna e collaboratrice della Pescarolo Montaldo, che è mia moglie. Eravamo a cena proprio nel Campo dei Fiori. Era una sera uggiosa, quasi milanese, quando c'era quella acquetta, la nebbia. E sotto al monumento di Bruno c'era un gruppo di ragazzi che stavano ascoltando un professore che stava raccontando di quel signore. Io e mia moglie ci siamo avvicinati e ho sentito delle cose straordinarie. Sono rimasta a bocca aperta per quello che ha dato gli infiniti mondi, la sua letteratura, lui drammaturgo, lui provocatore, ma anche credente, cioè un personaggio meraviglioso. Allora anche lì mi sono messo, insieme a Fabrizio Nofri, che mi aveva già aiutato con Sacco e Vanzetti, ci sono messi a studiare il problema. Naturalmente anche quella è una storia che, dove la incominciamo? Da quando lui lascia Nola e va... No, cominciamo da quando lui rientra in Italia dopo un lungo viaggio in Europa e va a Venezia, dove spera che, dato che i veneziani erano un po' più aperti verso l'Oriente, quindi c'era un po' più di tolleranza, potesse vivere tranquillamente senza problemi di processi o di... E invece ha sbagliato, perché poi viene portato a Roma e finisce a Capo del Fiore. Che soddisfazione ti ha dato Giordano Bruno al pari di Sacco e Vanzetti? Ma Sacco e Vanzetti ha fatto un giro del mondo proprio, l'hanno visto dappertutto, e ancora oggi continua a girare. Però Bruno, in molte scuole,
molti professori lo usano proprio come stimolo per studiarlo, nel fatto anche della sua visione del cosmo, la sua visione anche del mondo. E quindi circola, sì, ancora, sì. Per fortuna mia ci sono due o tre film che vanno ancora in giro. E sarà così. Infatti poi passiamo a un film più italiano, L'Agnese va a morire. Siamo arrivati al 1976, sono già 15 anni che utilizzi pienamente la macchina da presa. Già. Dunque, L'Agnese va a morire, fare un film sulla resistenza, su una donna, perché non era mai stato fatto un film che raccontasse la storia dell'importanza delle donne nella resistenza italiana, senza le staffette. Abbiamo quasi tutti i protagonisti maschili fino agli anni 70. Sì, senza la donna con Agnese non si poteva fare, soprattutto in certe zone, come le valli di Comacchio, come Acqua e Canneti, come portavi armi, come portavi notizie, come portavi cibo, come portavi, come stavi in rapporto con... E se erano queste donne con la bicicletta, passando, riuscendo a superare certi posti di blocco, riuscivano. E mi ha molto affascinato, però devo dire che questo è proprio un film prodotto dalla gente di Romagna, perché ci hanno assistito, se non c'erano loro... Anche il tuo film più agreste. Non si sarebbe mai fatto, perché ci hanno dato i vestiti, ci hanno dato le biciclette d'epoca, ci hanno, quello che hanno trovato, gli ambienti, guardi, sono stati... E poi venivano gratuitamente a fare i figuranti, eccetera. È stato bellissimo il rapporto con quelle persone che ricordo con grande affetto. E diciamo che tra Tiro al piccione degli anni 60, un film che esce in un'epoca pienamente di super spettacolo di cinema d'autore, è l'epoca della controcultura del 1976-77, ci sono state differenze di accoglienza? No, parlavi comunque di un'accoglienza un po' contrastante di Tiro al piccione. In certe zone è stato un trionfo, quando naturalmente le zone dove abbiamo delle Emilia, da Romagna soprattutto. In Bologna all'inizio un po' meno, poi si è piano piano un po' scaldato sul passaparola, però certo non ha avuto il successo che hanno avuto gli altri, l'altro ha avuto sempre là dietro, cioè da Bruno. La tua attività rallenta tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, c'erano per caso in quel periodo progetti non realizzati? No, volevo fare un viaggio distributivo. Su Allende volevo fare un film e diverse cose, però poi mi hanno messo a fare delle opere liriche, la regia delle opere liriche diverse, cominciato da René Verona, mi è piaciuto molto. E poi ero anche un po' stanco andare in giro con il cappello in mano a cercare i soldi, ero un po' stancato. E quindi poi mi è arrivata la proposta straordinaria che mi ha portato via 3 anni di lavoro, che è il film per la televisione Marco Polo. Miniserie TV che non possiamo capire ancora di come tu sei riuscito a mettere d'accordo in Guerra Fredda la televisione americana e la televisione di Stato cinese. Ci siamo riusciti perché è lui, è Marco che ha le chiavi delle serrature, perché devo dire che vedere ancora Cambè vuol dire Prodit, Marco Polo, lo dico ancora, naturalmente è un italiano, e vinse anche l'Oscar per la televisione, il film. In America andò molto bene come uscita, anche in tutti gli altri paesi è uscito dappertutto, è stato venduto in 74 paesi nel mondo. In Italia come è stato recepito? Politicamente e a livello di... Ma politicamente, sai, c'era poco da scontrare, perché quello che è accaduto è quello. Certo. E poi devo dire che addirittura la gente ci dava appuntamento al sabato, per la serata delle puntate, ci dava appuntamento a casa per continuare. Infatti mi ricordo che il padrone di un ristorante, mio amico, mi ha detto: quando la finisci con quel film lì, no? Che a sabato viene solo. Quanto tempo di riprese ha impiegato Marco Polo?
ma mi parli di viaggi o di riprese, perché il problema totale, quando dalla pre-produzione fino all'ultimo giorno di montaggio. La pre-produzione è 3 anni. I giorni effettivi di riprese? 1 anno. Ma sai, quando tu giri a Venezia, poi ti trasferisci in Africa, poi ti trasferisci nel Golfo Persico, poi ti trasferisci in Mongolia, in Alto Pamir, poi vai in Mongolia, poi in Cina del Nord e in Cina del Sud, il problema non è se giri, è che viaggi molto del materiale, e ogni puntata cambiava e cambia costume, vestiti, e poi divise, e armi e qualunque cosa, anche tipo di cavallo addirittura. Quindi non era sempre da aspettare, tante volte proprio aspettare una settimana, 2 settimane che si riorganizzasse. È stato un evento faticosissimo. E anche se non fa parte della tua filmografia, ti voglio chiedere di un particolarissimo film del 1984 girato da una moltitudine di registi ma poco discusso oggi, l'Ardio Enrico Berlinguer. Sì. Come è stato ideato il film? Ne vogliamo parlare un po', perché se ne parla veramente poco. Ma se ne parla poco, ma si parla semmai anche poco di lui, che era un uomo straordinario. Ma perché è un'opera che mi ha sempre incuriosito. Ma forse non aveva un obiettivo preciso, era l'emozione di tutti noi. Ognuno di noi ha girato dei pezzi, anch'io sono andato a girare proprio le tele oscure, anche durante il funerale. Quale sequenza hai girato tu? Quale sequenza hai girato? No, non sono sequenze, c'erano anche altre, non ero solo a fare quello. Ho girato per esempio un momento in cui c'è diversi parlamentari che vanno a dare l'ultimo saluto, e ho visto molti parlamentari anche di opposizione al partito di Berlinguer molto commossi di fronte a quella bara, addirittura a toccarla, addirittura a toccare il legno, l'acciaio, cioè, molto, e poi la gente per strada, ha girato tanto. Bellissimo. Arriviamo al 1987, il giorno prima viene da un'idea di Piero Angela. Sì, è vero, ma un'idea discussa insieme o magari proposta da te? No, no, lui insieme a Cristaldi. In realtà quel film doveva solo uscire in America, nella televisione americana. Poi è diventato anche un film da girare in Italia. Certo, la difficoltà che non immaginavo, per la verità, è che girare con tutti quegli attori chiusi dentro un bunker, e anche dei giorni poverini che magari dovevano dire una sola battuta, però dovevano stare lì tutto il giorno, e era una bella rottura, e quindi è stato psicologicamente un po' faticoso, perché mi rendevo conto della fatica. Tu non puoi chiamarti Ben Gazzara e stare lì tutto il giorno così, e poi a metà della giornata dire una battuta, però questa era la storia. Però insomma, poi è andato. È nello stesso anno, credo, Gli occhiali d'oro. Ah, quello mi piace. Ecco, la storia anche quella ritorna un po' al mio... È tratto, diciamo, dal romanzo di Bassani. Sì, sì. Che avevi letto in quel periodo? O anche lì ci sono stati magari dei suggerimenti? Lo conoscevo già la mamma. Mio cognato, il produttore, Leo Pescarolo, mi disse, ma te lo ricordi quel libro? Sì, sì, me lo sono riletto. Ed effettivamente bisognava lavorarci un po' dentro, perché il libro è scritto come se il protagonista fosse lui che racconta fuori campo, voce fuori campo, invece nel film bisognava che Bassani, che poi è lui, che ha fatto poi da Rupert, entrasse in campo. Allora abbiamo dovuto fare un po' di rovesciamenti e anche delle scoperte andando a Ferrara con tanti ebrei che abbiamo conosciuto, che addirittura i cacciati dall'università avevano fondato una scuola nel ghetto per tenere i giovani su, eccetera, altre cose che nel libro non ci sono, ma che Bassani ha molto amato, se abbiamo messo. Poi la sua storia. No, scusami se ti interrompo, ma
tra gli anni 60 e un film come Gli occhiali d'oro degli anni 80, avvertivi che stavi dirigendo diversamente, con uno stile diverso, gli attori, e adattavi diversamente i romanzi? Ma insomma, devo dire che c'aveva un suo stile già il libro. C'avevo poi un attore che ho adorato, che è il protagonista del film, è francese. E c'era Rupert, c'era lui, c'era tanti attori, ma devo dire che c'è l'eleganza. Poi Ferrara è una città che ha una sua nobiltà, cioè un suo stile. E la gente era straordinaria, anche come non una città chiassosa, eccetera. E mi ha colpito a fare, insomma, ha colpito nel libro l'idea che in quell'epoca, mentre sta per arrivare l'onda o il mare mosso e la catastrofe della deportazione, alcuni si divertivano a prendere in giro un medico che era omosessuale, fino a portarlo al suicidio. Mi sembrava che questa è una cosa veramente di intolleranza. Allora mi sono buttato anche in quell'impresa. Quale attore pensi di aver diretto con più passione? Con più passione? Ma io, avendo fatto all'inizio l'attore, voglio bene anche a uno che dice una battuta, perché mi rendo conto che, tra l'altro, se sbaglia quella battuta ho sbagliato tutto. Ma voglio, ho sempre avuto degli ottimi rapporti, e naturalmente quello più amico, più combattivo e più divertente, anche la polemica, è Gian Maria, non ci sono dubbi. Poi mi sono trovato benissimo con Cucciolla e poi persino con alcuni americani che mi avevano detto attenzione a questo, ma invece è andata bene. Ecco, dunque anche per Tempo di uccidere tu fai uso di un'opera narrativa che è di Ennio Flaiano. Per dire, è successa una tragedia per me. Ora, non sei stato più fedele al libro di Bassani, Gli occhiali d'oro, o al racconto di Flaiano? Ma lì c'è una tragedia mia, io l'ho vissuta soffrendo come un pazzo, perché abbiamo fatto i sopralluoghi dove era giusto farli, in Etiopia, e ci hanno negato la possibilità di andare in Etiopia, perché c'era guerriglia, e quindi l'ambasciatore aveva paura, e ci negò l'autorizzazione. Quindi ho fatto i sopralluoghi, ho visto addirittura ancora i camion di anni nostri, di allora, qui in funzione, avevo visto le loro case, so quello che col libro di Flaiano, ecco qua. Quindi sei stato fedele. E siamo stati costretti ad andare in Kenya. In Kenya c'erano andati gli americani con due o tre film e avevano pagato come se fossero Hollywood. Quindi noi siamo arrivati e mi ha trovato una situazione terribile, perché erano mai abituati a quelle cifre. Abbiamo dovuto scappare anche lì, siamo finiti in Zimbabwe. Tra poco siamo caduti dall'altra parte dell'Africa. E Zimbabwe non è più, io mi sono cadute le braccia, come si può, non l'ho tradito, sono stato tradito. Hai trovato particolari difficoltà a raggiungere quei posti visti e cose del genere? E come facevi a raggiungere quei posti, quelle loro costruzioni, le facce poi? Gli etiopi ci sono i padroni dell'Africa, anche come tipi fisici, e giù trovi quelli con gli orecchioni, i labroni, cioè trovi un'altra razza. E allora mi sono trovato in difficoltà, molto. E poi non c'erano bianchi, pochissimi bianchi, sapete, in Etiopia c'erano ancora degli italiani, e lì non c'era niente. E seguono Tempo di uccidere, che comunque mi piace. 20 anni di silenzio artistico. Gli anni 90 da cosa sono segnati? Da scritture? Ma tanto c'è, come ha portato via un sacco di tempo, è Marco Polo, che è un buco di 3 anni.
E poi no, c'è stato un periodo per me che è stato proprio dedicato all'opera lirica. Gli anni 90? Sì. E anche poi, i primi anni 2000? Sì, sì. Infatti poi arriviamo nel 2008 ai Demoni di San Pietroburgo. Sì. Quindi dalle riduzioni e dagli ottimi adattamenti di Flaiano e di Bassani passiamo a un, diciamo, excursus biografico, seppure proprio minimo, di uno scrittore, che è Dostoevskij. Dostoevskij era considerato un buon lettore, in fondo lo era anche, fino ad arrivare al punto di essere davanti al portone esecuzione, salvato in extremis. C'è un uomo che con le sue contraddizioni, ma anche con i suoi pensieri, aveva creato da parte dei giovani un'alleanza quasi rivoluzionaria, della quale poi era un po' pentita, perché poi dopo il problema era serio. Il problema era la fucilazione. Che effetto ti ha fatto tornare dietro la macchina da presa per un film da cinema dopo 19 anni? Sono passati 19 anni e era tempo di uscire. Non ci ho mai pensato che era passato il tempo, perché quando ho fatto leggere una critica di un'opera lirica che ho messo in scena, c'è scritto proprio il titolo di testa, dice: non è un'opera lirica cinematografica, perché vedete, effettivamente l'esperienza che portava a questi risultati. Quindi io mi sono divertito molto, ho fatto anche, a un certo punto ho fatto anche abbastanza pubblicità, ho inventato la staccionata di Olio Cuore e altre cose. Comunque ti ha messo, ti ha dato voglia di ricominciare da capo i Demoni di San Pietroburgo, perché poi 3 anni dopo esce anche L'Industriale, che sì, è attualmente il tuo ultimo film da regista, sì, per sì, il cinema. Sì. Sull'Industriale c'è stata una produzione più... Sì, più bella, sì. Soldi, guarda, i soldi sono sempre pochi, sempre meno, anche il tempo è sempre meno. Era un film che dovevo girare in 8 settimane, a un certo punto un produttore, anche bravo, anche simpatico, è venuto e mi ha detto: Giuliano, non ce la facciamo, lo fanno in 7, allora sai. E insomma, ci dai da fare più. C'è il problema del tempo, del giravamo d'inverno, freddo, da cani, giro per terra, Torino, però insomma, ne siamo battuti. Per i film degli anni 70 facevi molti ciak. Molti? Per i film degli anni 70 facevi molti ciak. Ma io credo che, provando molto, vedi, io non amo il nastro, anche se sono insieme a un certo direttore della fotografia importante che ha preso 3 Oscar, insieme a lui abbiamo fatto il primo esperimento in alta definizione e al mondo, quindi in qualche modo siamo i primi ad aver usato il nastro, e non immaginavo mai che sarebbe diventata una tragedia questo nastro, perché giri tonnellate di roba, poi tanto tai, porti un po' di orbaro. E allora nel film, io parlavo di Storaro, il grande direttore della fotografia, che ha fatto con... anzi è stato lui... Certo, Vittorio Storaro, che anche lui ha iniziato in maniera del tutto artigianale, da operatore alla macchina per la Rai, a poi dai fasti dell'Ultimo Tango a Parigi. No, fantastico. Avevo fatto Giordano Bruno. Certo, ma lui era uno che aveva iniziato con Daniele Danza e Sandro Borghi, sì. E allora abbiamo fatto questo esperimento e devo dire che io ho usato questo nastro come se fosse pellicola. Ciak, motore, azione, stop, questa non è buona, facciamo un'altra, questa è buona. La metti via, non è che ti porti tutto appresso. Tonnellate di roba che poi non sai dove prendere. Per i primi film degli anni 60 hai utilizzato più doppiaggio o presa diretta? Anzi, cerchiamo di chiarire una situazione. C'era veramente per alcuni film all'epoca, queste produzioni importanti, la presa diretta in interni, o era tutto doppiaggio? Era quasi tutto doppiaggio, perché
Intanto molti attori erano presi per strada, dalla strada. Io stesso nel primo film non avrei neanche saputo doppiarmi, che ci vuole un po' di mestiere. Dato che c'è rumori, traffico, cose, qualcosa che non funziona, c'è sempre durante le riprese. Fai un film ambientato negli anni della guerra, passa un aereo a reazione, stop, come fai? Forza. No, ma parlavo più che altro per gli interni. E anche per gli interni, no, doppiaggio, sempre doppiaggio, ed era diffusissimo. E poi addirittura c'erano i registi, come Fellini, facevano fare i numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le sequenze numeriche recitate. E certo, e come fai? Ma perché anche in interni non c'era una buona installazione fonica, o perché una questione estetica quella dell'audio direzionale e non ambientale? Ma se tu prendi uno per strada, che ha una bellissima faccia, che è quella che tu hai sognato, però non è l'attore, però è una bella faccia da attore, però non puoi pretendere che dica anche da attore le battute. Allora gli dici i numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, è capitato anche nel film, anche un film di Rizzani, capitava, ma anche Sergio Leone. Certo. Soprattutto. Quali sono stati i tuoi più grandi amici tra gli addetti ai lavori? Tra i miei amici? Okay. Dico del panorama del cinema italiano. Con Pontecorvo abbiamo abitato assieme 6 anni. Abitato insieme proprio, e c'era anche Franco Giraldi, c'era anche Solina per un tratto, Petri molto amici, e io, e poi non parliamo di Rizzani, che era mio fratello maggiore, proprio, e poi tanti altri, Maselli, Mascola. Con Fellini? Beh, Fellini era più via Veneto insieme dai suoi amici. Io speravo di fare il suo aiuto regista, ma ho preso un po' in giro. Sì. Ho detto 2 volte, sì, ti prendo, sì, ma invece poi non ho chiamato. Ma Antonioni e Visconti non ne abbiamo parlato molto, forse loro erano di un altro habitat. No, uscivano anche in casa. Appunto, erano di un altro habitat. No, c'erano dei gruppi, insomma, vuol dire, da hotel, alla Concordia, al ristorante. C'erano tutti, Ernesto Scappelli, Benvenuti, Bernardi, Scola, Maccarti, Pontecorvo, Solina, Maselli, c'era l'ira di Dio, ma loro no. Fellini era via Veneto, Visconti era nel suo castello, via Salaria, e l'incomunicabile dottore, maestro Michelangelo, e un altro che si vedeva poco, anche alle riunioni degli autori, era Germi. Ci vediamo molto poco. Quindi con questo confermi che il vestito artistico di questi autori era anche il vestito personale. Sì, no, spesso loro così, il loro carattere.